All'assemblea oggi a Milano anche una rappresentanza dei vigili del fuoco di Scontini. Doveva approvarsi in Parlamento qualcosa che poneva le basi per una possibile futura assunzione. A che punto stanno le cose? Pur continuando ad avere colloqui ed incontri da destra, a centro, a sinistra, si continua tanto a parlare, ma poi di concreto si fanno solo dei piccoli passettini che ci danno l'illusione che ci stiamo avvicinando, ma servono solo a prendere tempo, molto probabilmente in prossimità delle prossime elezioni e quindi di un nuovo governo, e pensiamo che la palla la vogliono semplicemente rimbalzare. Adesso entro il 30 di novembre dovrebbe essere finita questa scissione delle liste, però ovviamente sarà anche troppo tardi per entrare nella legge di stabilità per il 2018. Automaticamente vorrebbe dire passare un altro anno, automaticamente vorrebbe dire che tanta gente come me, gli anni continuano a passare e non avrà la possibilità di entrare, magari perché lì metteranno il paletto dell'età. Quindi noi pensiamo che non ci sia la volontà politica di portare avanti questo progetto, sicuramente ci vedrà impegnati in prima linea, soprattutto il 27 di ottobre con lo sciopero nazionale, per rivendicare i nostri diritti. Ci sono persone che continuano a vivere di stenti, che si suicidano, e parlo sempre di precari, però continuiamo a essere chiamati all'occorrenza, sostituiamo i permanenti, si intende i vigili effettivi, nei periodi d'estate, di vacanze d'inverno, e continuiamo a colmare buchi di un corpo che è carente d'organico, ma non si fa nulla, molto probabilmente fa comodo a qualcuno.